interesse generale. Io penso che il salario minimo legale per i lavoratori poveri di questo paese sia un bel interesse generale, e il federalismo fiscale penso che non lo sia affatto. Quindi penso è scomparso il salario minimo ed è comparso anche il federalismo? Sì, è una, sì, io l'ho segnalato sui miei canali social in queste ore, ma è curioso, basta andare a fare la verifica, si prendono le versioni, si fa la ricerca delle parole e vi accorgerete che c'era e non c'è più. È curioso, nessuno ci ha detto perché, magari è una svista, io la voglio prendere in buona fede, che non sono un malizioso, però capite bene che questa assenza di discussione è un problema, perché riguarda il merito. Oggi Linda Laura Sabaddini sulle pagine di un importante quotidiano segnala per esempio un problema molto serio sul tema degli asili nido, del target definito. Adesso arriviamo anche ai vari temi, perché ovviamente diciamo il piano quant'è? 337 pagine, diventa complicato guardarle tutte. Nell'ultima versione meno. Versione un po' meno. Insomma, siamo intorno alle 300 pagine. Non so se sono rimpiccioliti i caratteri. Allora, voglio andare da Annalisa Guzzi.